Ciao a tutti, non so se riuscite a sentirmi, se l'audio funziona. E volevo farvi una comunicazione importante e innanzitutto chiedervi se sapete che cosa minaccia la quasi metà della popolazione toscana, circa 12.000 lavoratori e un distretto che fattura quasi 700 milioni di euro l'anno. Sto parlando dei fitofarmaci e dei pesticidi. E perché ne parliamo proprio oggi? Perché è stata pubblicata una delibera della Giunta regionale toscana di proprio poco tempo fa in merito al regolamento che abbiamo discusso i primi di luglio nella Commissione Ambiente. E sto parlando dell'utilizzo dei fitofarmaci, appunto, e del fatto che ARPAT a febbraio di quest'anno ha fatto uno studio sullo stato delle acque in Toscana, in particolar modo nella provincia di Pistoia, e ha rilevato che più del 40% dei campioni sforavano i parametri limite e la maggior parte li sforava di almeno 70 volte. Quindi stiamo parlando di uno stato d'emergenza, di un problema estremamente grave che riguarda tutta la Toscana, in particolar modo il distretto florovivaistico della zona di Pistoia. Proprio in questo momento sono più o meno vicino a quell'area, sono nella piana fiorentina tra Prato Est e Pistoia, mi sto avvicinando in quella zona. E perché vi volevo comunicare questa cosa proprio oggi? Perché è stata pubblicata la delibera della Giunta, per ricordarvi che noi già dai primi di luglio avevamo fatto una mozione che purtroppo è stata girata in commissione, verrà discussa più presto, ma in questa mozione che trattavamo del problema del settore e del distretto florovivaistico, anche per cercare di coniugare i vari interessi, in primo luogo quello della salute dei cittadini, ma anche poi quello dei 12.000 lavoratori di un distretto così importante, perché come sapete ci troviamo sempre a gestire situazioni di emergenza, disastri e mostri che ha creato la vecchia politica, che lascia l'eredità alle nuove generazioni. Allora la cosa più prudente, seria e opportuna che ci siamo sentiti di proporre è quella di gestire una fase transitoria che deve necessariamente portare al superamento del problema. Per questo motivo abbiamo chiesto con il nostro atto di istituire un tavolo tra Regione Toscana, Ministero, Distretto Florovivaistico, Associazioni Ambientali, che possa in qualche modo individuare le fragilità ma soprattutto le migliori pratiche e che possa fare fronte comune nei confronti delle grandi multinazionali che hanno il monopolio di questi prodotti chimici altamente inquinanti che necessitano di essere superati. Insomma, ancora oggi in agricoltura, nel distretto florovivaistico, si usano prodotti chimici vecchi di qualche anno, probabilmente hanno la loro efficacia per gli allevamenti di questa natura, ma hanno dei grandi impatti ambientali che non sono più tollerabili. Abbiamo chiesto questo, abbiamo chiesto alla Regione Toscana di ritirare la delibera, perché da un lato la Regione ormai è famosa per fare grandi dichiarazioni innovative ma non accompagnare mai delle azioni rispetto a quanto dichiarato. Qualche tempo fa avevano anche provato all'unanimità un nostro atto che chiedeva di abbandonare il glifosato e di superare il problema dei pesticidi, poi di fatto hanno approvato questo regolamento dove noi ci siamo opposti, che prevede comunque una grande tollerabilità dell'inquinamento delle acque e si concentra prevalentemente nei pozzi di captazione. Dicono in quel punto dove preleviamo l'acqua massima attenzione, però nei dintorni possiamo chiudere un occhio, concedetemi questa interpretazione, ma poi di fatto è questo che hanno proposto. Questo ha scatenato le ire anche di Medicina Democratica, di ISDE e di una serie di associazioni anche nazionali che si stanno occupando del tema. Noi sosteniamo questa battaglia e vi annuncio che abbiamo interessato anche il sottosegretario all'ambiente Salvatore Micillo, sono al corrente anche i nostri parlamentari toscani nella Commissione Ambiente, Riccardo Ricciardi, sono perfettamente a conoscenza del problema e stiamo cercando di organizzare, anche grazie all'aiuto di Nicola Maglione, il nostro portavoce di Pistoia, un incontro a Roma con i diretti interessati, con il distretto florovivaistico. Ricordo essere il distretto
più importante d'Europa, che fattura più di 700 milioni di euro, 12.000 occupati, ma che purtroppo ha un impatto ambientale non più tollerabile. Allora dobbiamo trovare delle soluzioni anche in forma transitoria che portino al superamento di questi prodotti chimici. Vanno chiamate le multinazionali alle loro responsabilità e al fatto che debbano tirare fuori dai cassetti prodotti con un minor impatto ambientale. Tutto questo è stato tradotto con una mozione, faremo una nuova mozione in questi giorni e anche con l'interrogazione orale che presenteremo alla prossima seduta, perché la Regione Toscana, la Giunta regionale deve rendere conto di questa apertura ai pesticidi e del fatto che ci sia una grande incoerenza tra le buone dichiarazioni e le azioni che contano sempre molto di più. Spero che questo aggiornamento vi sia utile. Nei prossimi giorni ci saranno delle grandi iniziative, seguiteci, soprattutto domani, ma non vi anticipo nulla. E grazie per averci dato il sostegno anche in questo periodo estivo. Qualche giorno ci siamo fermati, ma come sapete non abbiamo mollato un attimo. Abbiamo incontrato i lavoratori della Bekaert con il grande Luigi Di Maio, abbiamo incontrato la delegazione dei parlamentari norvegesi proprio nei giorni sotto agosto. Questo ci ha dato, entrambe le iniziative ci hanno resi veramente orgogliosi di svolgere in forma temporanea, prestati alla politica, questo ruolo così di importanza e onore che qual è essere un portavoce del Movimento 5 Stelle. Quindi spargete la voce anche su questo problema dei pesticidi, perché è molto importante per la nostra regione, che è una leader nell'utilizzo, nel bene e nel male, di questi prodotti chimici. Bene, grazie a tutti, a presto, un caro saluto.